6 anni di reclusione per l'ex commerciante lughese Ferrino Belletti, 83 anni, che il 5 luglio dello scorso anno ha accoltellato la moglie Rosa Bassani, di 74 anni, all'alba, uccidendola all'interno della propria abitazione di via Garigliano. Una coppia riservata, cortese, insieme, avevano gestito a lungo un negozio di generi alimentari in centro città, chiuso da una decina d'anni. Ancora, senza motivo, il gesto dell'uomo che sorprese la moglie mentre la donna stava ancora dormendo a letto. Una ferita mortale alla carotide. La donna riuscì a dileguarsi dal marito, ma poco dopo perse i sensi mentre stava raggiungendo la cucina. Una volta realizzato quanto commesso, Ferrino Belletti tentò di togliersi la vita, pugnalandosi all'addome e poi ingerendo della candeggina. Poi chiamò la figlia residente a Forlì, spiegandole quanto è successo. Fu la figlia a chiamare i soccorsi ed avvertire i carabinieri di Lugo. All'arrivo del personale medico per Rosa Bassani, ormai non c'era più nulla da fare, mentre Ferrino Belletti venne portato in ospedale, dove si riprese dalle ferite autoinfertosi e dove venne immediatamente dichiarato in arresto dai carabinieri. Una vicina raccontò agli inquirenti che all'ora dell'omicidio aveva sentito provenire dall'abitazione accanto qualche strano rumore, ma nulla più. L'ex negoziante non ha mai tentato di negare la propria colpevolezza nemmeno agli inquirenti, anche se non ha mai offerto una motivazione plausibile sul perché del proprio gesto. Una litigata, parole udite provenire dalla moglie che in realtà potrebbe non averle mai pronunciate, e una perizia medica che ha riconosciuto un vizio parziale di mente. Per questo motivo, nel rito abbreviato scelto dal legale difensore, Ferrino Belletti ha ottenuto uno sconto di pena rispetto agli 8 anni richiesti dalla procura. Il massimo della condanna, visto lo sconto automatico di un terzo della pena per la procedura processuale scelta dall'avvocato dell'imputato.